I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a Fere di Noi, puntata numero 13, puntata successiva al big match che è andato in scena al Moreno Cubiotti di Narni domenica scorsa. Ternana e Lazio, come si diceva una volta, si sono divise la posta 1-1 in quel di Narni, vantaggio rossoverde e poi pareggio nella ripresa della Lazio su calcio di rigore. Questo pareggio, come vedremo poi, porta a 3 le capolista nella Serie B femminile, ma parleremo di questo e di tanto altro insieme ai 4 ospiti che mi faranno compagnia questa sera. Parto da Gianluca Nasi, direttore di produzione di Umbria 15. Ciao Riccardo, buonasera, benvenuto a te e ai nostri telespettatori. È con noi come sempre Deborah Salvatore Rinaldi, responsabile della comunicazione e dell'immagine della Ternana Women. Buonasera a tutti. Torna, è un piacevole ritorno, c'è quando non si vince in genere, l'amministratore delegato della Ternana Women, Paolo Dagliavento. Grazie Paolo. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. È con noi invece per la prima volta all'esordio Francesca Guazzico, difensore della Ternana. Buonasera, ciao Francesca. Buonasera a tutti. Gianluca, era la partita che attendevamo tutti da settimane, alla fine ne è uscito fuori secondo me un bello spettacolo, sia dentro che fuori dal campo. È stata una partita di alto livello per il calcio femminile, finisce 1-1, risultato giusto? Allora, sì, hai detto bene, soffermiamoci sul bello spettacolo dentro e fuori dal campo, lo sottolineo in maniera convinta perché tanto pubblico così in una partita di calcio femminile non si vede spesso, credo. La città veramente si è raccolta intorno alla squadra in questo importante momento e mi auguro soprattutto che tante persone che non avevano mai visto il calcio femminile comincino ad innamorarsi e a riempire le gradinate del Moreno Cubiotti anche nelle successive partite. Mi chiedi se il risultato è giusto, da quello che si è visto in campo ti dico no. Probabilmente la Ternana avrebbe meritato la vittoria al cospetto di una grande squadra, altrimenti non sarebbe stata lì prima in classifica, però la Ternana, per quello che ha fatto vedere nell'arco dei 90 minuti, certamente meritava la vittoria. È andata così, ne ha approfittato il Parma che ci ha raggiunto in vitta la classifica insieme alle laziali. Unico neo, ne sono veramente dispiaciuto, l'infortunio di Camilla Labbate, che oltre a penare per la sua salute, certamente è una perdita importante per la Ternana Calcio. Questo è il mio giudizio personale, ma io ritengo Camilla, nel suo ruolo, la più forte giocatrice della Serie B. Ho visto tutte le partite, nel suo ruolo non ho visto un'altra giocatrice forte come lei, sia in fase propositiva, quella in attacco, che altrettanto in quella difensiva. Quindi Camilla, auguri, per il momento deve pensare alla sua salute, però la Ternana ha perso un pezzo importante della sua scacchiera. Settimana scorsa Deborah, proprio con te, ci eravamo lasciati sulla domanda: Ternana-Lazio, è importante vincerla o non perderla? Alla fine, per quello che hai visto al Moreno Cubiotti, che risposta mi dai nuovamente a questa domanda? Comunque è un pareggio che ci tiene lì insieme a Parma e Lazio, virtualmente primi per differenza reti. Ma è un pareggio che ci motiva ancora di più, perché nessuno è soddisfatto di questo pareggio. La Ternana Women è soddisfatta del lavoro fatto per arrivare a questa partita, ma ovviamente siamo stati superiori e forse qualcosa meritavamo di più. Però è anche vero che, come ha detto Gianluca, cioè la Lazio è nelle prime posizioni e ci sarà qualche motivo. Poi vedere, io che faccio comunicazione, diciamo siamo riusciti nell'intenzione, ma questo me lo lasciano fare in modo impeccabile le ragazze, perché sono loro che poi aiutano a comunicare, e noi eravamo sicurissimi che sarebbe stata una bellissima partita a prescindere dal risultato. Quindi siamo contenti che Terni, Narni, il territorio ha toccato con mano il calcio femminile, che è calcio. Si sono viste cose molto belle, nonostante una partita in cui le squadre di solito si studiano perché la posta è alta, e infatti è finita in parità, però ripeto che meritavamo qualcosa di più, e sicuramente Camilla non meritava un infortunio così grave, ma questo fa parte del calcio. Io ho subito lo stesso infortunio, mi sento spesso con lei
ne esci sicuramente più forte, più consapevole, sicuramente avrà molta più voglia di prima. Gli ho fatto un esempio, ho detto, io quando mi infortunavo facevo come i robottini che si caricano dietro, cioè ti fermi un attimo e poi parti a mille. Quindi auguro a Camilla veramente tanta strada, ma ha già iniziato col sorriso a lavorare oggi. La nostra fisioterapista penso che andava già a mobilitare la sua caviglia, quindi ci siamo e adesso passo la parola a chi è andato in battaglia. Che battaglia è stata, Francesca? Alla fine, da quello che abbiamo visto noi in tribuna, davvero fino all'ultimo secondo le squadre se la sono giocata, perché ricordo esattamente gli ultimi 30 secondi c'erano due possibili ripartenze, una per voi, una per gli avversari in superiorità numerica, quindi le squadre non si sono accontentate di pareggiare, almeno questa è l'impressione che mi ha dato. Beh, sicuramente è stata una partita abbastanza difficile, sia dal punto di vista fisico che mentale, c'era una partita molto sentita e ovviamente nessuna delle due squadre voleva un punto e quindi ci abbiamo messo tutte noi stesse sia da una parte che dall'altra e qualcosa in più poi è andata come è andata, purtroppo. E come hanno detto loro e come penso anch'io, meritavamo molto di più. Paolo, eri stato con noi dopo la partita di Parma, ci sei dopo quella con la Lazio, quindi ci metti la faccia, diciamo, non quando si vince ma nei momenti importanti. A proposito di importanza, ti chiedo una riflessione. Domenica probabilmente abbiamo visto la partita più importante della storia del calcio femminile a 11 di Terni, secondo me. Non so se sei d'accordo e ti chiedo anche un parere sulla partita, sull'andamento di una sfida probabilmente da altra categoria. Sì, indubbiamente è così. Diciamo che però sono due contesti completamente diversi. Uscivamo da Parma sconfitti male, delusi, tutti delusi dalla prestazione, dall'atteggiamento delle ragazze. Mentre invece ieri usciamo con un pareggio, ma i sentimenti sono completamente diversi da quelli. Noi abbiamo affrontato una delle squadre che sicuramente sarà la protagonista per la vittoria del campionato, l'abbiamo fatto con una tenacia e una voglia di vincere e le possibilità di farlo, perché come dicevamo prima usciamo dal campo con il triplice fischio finale che la Lazio quasi esulta e noi siamo abbastanza amareggiati, quindi perché ci aspettavamo e ci meritavamo soprattutto qualcosa di più, quindi due momenti completamente diversi. La squadra è estremamente maturata adesso dopo Cesena soprattutto e domenica con la Lazio, credo che abbia maturato anche il fatto di sentirsi quello che meritano di sentirsi, cioè una squadra molto forte e determinata. Come dicevamo stamattina, dopo aver incontrato le ragazze, siamo però ancora a nemmeno al giro di boa, quindi poi con alcuni infortuni che abbiamo citato appunto prima, la strada diventa un pochino potrebbe diventare un pochino in salita, ma comunque chi sostituirà Camilla e chi sostituirà le altre non sarà sicuramente da meno, e quindi ecco, noi ne usciamo sicuramente abbattuti per risultato ma estremamente convinti e sereni del fatto che abbiamo raggiunto un livello di maturazione molto molto alto e sono certo che da qui a fine campionato staremo lì con tutte le altre. Questo era Ternana Lazio a parole, adesso se la regia è pronta e mi dà l'ok vi rimando alle emozioni del match per rivedere cosa è accaduto al Gubbiotti domenica scorsa tra le Fere e le Aquilotti. Crunch time when it's crunch time, I'm always gonna put in the work. You just keep coming, I'm sure, but somebody gotta get hurt. Crunch time when it's crunch time, ooh, it's all about us in the end now. I ain't not here making friends now. Hit them with a turnaround if they wanna see how it pans out. I'm just trying to be a champion, trying to leave behind a legacy. MVPs in the ambience, but they chant for me. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm just trying to be a champion.
MVPs in the ambience, but they chant for me. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the ambience. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. I'm always gonna put in the work. MVPs in the ambience. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di noi. Gianluca, direi che la sliding door della partita e ahimè anche della stagione di Camilla è proprio il destro di Camilla, che prende la traversa, rimbalza sulla riga e non entra in quei 4-5 secondi dal gol che poteva chiudere la partita. Si è materializzato il dramma personale di Camilla Labate, perché francamente ha fatto male un po' a tutti sentire le sue urla dal campo e poi in ambulanza, quindi va a lei il nostro più grande abbraccio e in bocca al lupo. E purtroppo, oltre al danno alla beffa, perché quell'episodio a livello sportivo probabilmente avrebbe dato una bella mazzata alla Lazio. Beh, sicuramente avrebbe, non dico sancito al 100% la sconfitta dei razziali, ma andare sul 2-0 quasi al termine del primo tempo sarebbe stata dura poi per la Lazio recuperare. Per quanto riguarda Camilla, guarda, a me ha fatto molto male, perché poi ero in tribuna, l'ho vista arrivare in barella, ho sentito quindi la sua sofferenza, ho visto anche quando è entrata in ambulanza e anche lì era davvero davvero sofferente e mi ha segnato molto, perché sai, è veramente un brutto infortunio. Quindi un abbraccio a Camilla e un in bocca al lupo di una pronta guarigione, ma non tanto, soprattutto per lei, la prima cosa è per lei, poi perché la Ternana ha bisogno di lei. La Ternana ha bisogno di lei, assolutamente. Episodi che ci hanno girato un po' contro, Deborah, anche l'episodio del fallo sul portiere di Pirone, che poteva valere il 2-1 nel finale, è un po' da rivedere. Fondamentalmente il contatto sembra molto lieve, anzi sembra venire più con le compagne di squadra che con la nostra punta. Il contatto è proprio inesistente, c'è proprio un errore di uscita del portiere che non stiamo neanche a dire il rigore c'era, non c'era, perché il rigore fa parte di quella partita, l'ha cercato, non l'ha cercato. Io fossi stata lei sarei caduta lo stesso. Invece questo episodio, perché
è stato veramente troppo clamoroso, troppo evidente. Cioè, un'uscita sbagliata del portiere, una partita del genere 2-1 quasi alla fine, sì, il rammarico c'è. Quindi contiamo, sono 2-3 la traversa di Camilla, che penso era la 12ª stagione, quindi con questo crack, dai, speriamo mette anche un punto a queste traverse. Noi intanto spostiamo le porte, non lo so, le limiamo un po'. E le due occasioni di Francesca, uno errore un po' suo, ma l'altro miracolo del portiere, quindi veramente ad azioni meritavamo di più, però giustamente nel calcio bisogna farla oltrepassare oltre la linea, la palla. E niente, io approfitto per dire che l'intervento di Camilla è andato bene, l'ho un po' accennato prima, la ragazza adesso ha una placca, quindi sarà un po' bionica, diciamo, però è andato tutto bene, quindi questo è, visto che a voi vi piacciono le chicche fuori, Camilla non voleva andare, voleva finire a vedere la partita. Ah sì, questo è vero, questo è vero. Ho sentito la dottoressa Gloria, ha detto metti subito Baby TV, mettiglielo subito, perché non se ne voleva andare, voleva rimanere a vedere la partita, dice tanto ormai mi sono rotta, però doveva essere fatta la risonanza prima, insomma, che gonfiasse. Come diceva Deborah, Francesca, ti abbiamo visto spesso in zona offensiva, soprattutto nel primo tempo, due colpi di testa e un tiro di mancino da posizione quasi impossibile. Un passato o un futuro da attaccante? No, preferisco rimanere nel mio ruolo, anche se un po', diciamo, mi piacerebbe provare l'ebbrezza dell'attacco. No, purtroppo sono stata sfortunata, il portiere ha fatto una grande parata. Sì. Poi il resto, cioè gli altri due sono stati errori miei e cercherò di migliorarli una volta che arrivo lì davanti. Arriverà. Paolo, bellissima cornice di pubblico, non la ricordo a Narni, onestamente, una tifoseria di questo calibro ha risposto all'evento, effettivamente immagino per voi davvero un piacere, perché il lavoro anche a livello comunicativo sta avendo effetto sulla città. Assolutamente sì, io ci tenevo tanto a che la gente venisse allo stadio per poi vedere queste ragazze nella partita, una delle partite più importanti del campionato, perché poi si sono potuti rendere conto dal vivo che cosa sono queste ragazze, il trasporto che ci mettono, l'attaccamento alla maglia che hanno, e è qualcosa che al tifoso piace e probabilmente in certe occasioni non è nemmeno abituato. Quindi sono stato molto contento per questo. Infatti, come dicevo già l'altra volta, ho voluto ringraziare il centro coordinamento, Rocca Rosso Verde che ha portato il copricurva e tutti coloro che sono venuti da Narni e comunque anche da Terni. Io spero di ritrovarne qualcuno anche alla prossima. Magari non giocheremo con una squadra così blasonata, ma sicuramente avremo sempre più bisogno di loro. Se la regia mi dà l'ok, chiedo il primo blocco pubblicitario. Noi ci rivediamo tra pochissimo, rimanete con noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto.
oltre 450 metri quadrati di esposizione, in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog and Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di noi, riparto da Paolo. Come da tradizione scaramantica, non era presente il patron Stefano Bandecchi. Ti chiedo se sicuramente vi sarete sentiti, quali sono state le sue impressioni, se te le ha comunicate, sia per l'evento, per le persone presenti, sia per l'andamento del match. Sì, sì, ci siamo sentiti appena finita la partita e anche lui era contento sia delle ragazze, meno contento del risultato come noi, ma stupito di quanta gente c'era allo stadio. Quindi anche lui molto soddisfatto. Poi diciamo pure la verità che a fine partita ci preoccupavamo molto di come stava Camilla, perché ancora avevamo appena avuto la notizia dall'ospedale che aveva avuto la rottura del malleolo in due parti. Quindi ci stavamo preoccupando, tant'è vero che poi nel pomeriggio è arrivato a Terni per andare a trovare Camilla, perché anche lui voleva far sentire la vicinanza della proprietà alla ragazza e a tutti quanti, insomma. Difatti Gianluca, come abbiamo fatto vedere nel tuo programma Aria Rosso Verde, c'è una bella foto del padron con Camilla Labate, presenza fisica, quella sì. Del presidente che non viene a vedere le partite per una sua motivazione scaramantica, però di certo vicino alla squadra ci è. Beh, direi proprio di sì. Io anzi, penso che questa sua scaramanzia sia per lui un motivo di sofferenza, perché vorrebbe essere lì, sono sicuro vorrebbe essere dentro al campo, proprio in panchina, però evidentemente ritiene che se porta sfortuna, lo pensa lui evidentemente. Ah, eccola qua, sì, la nostra super regia. Eccola qua, subito ci supporta. Eccolo qua, Stefano Bandecchi con Camilla. La vicinanza del presidente era sorridente, quindi evidentemente la rincuorata, Camilla. Eccola qua, bella immagine questa.
Dal campo, Francesca, almeno da dove eravamo noi della stampa, in due o tre occasioni si sono sentiti dei boati del pubblico in favore ovviamente della Ternana importanti. Ti chiedo se da voi, in mezzo al campo, si è sentita questa presenza di più gente del solito. Si è sentita soprattutto al gol di Valeria. È stata un'emozione diversa perché solitamente c'è, non viene moltissima gente come è venuta domenica scorsa, ed è stato molto bello ed emozionante. Molti meriti sono anche tuoi, Deborah, del tuo lavoro, di tutta la Ternana Women. Ti chiedo, come solito, di spiegarci al volo il QR code che vediamo in basso a destra nel programma, e ti chiedo, arrivati a metà gennaio, come sta andando questa comunicazione rosso-verde? Benissimo, io l'ho sempre detto, vincere un po' aiuta il mio lavoro, e soprattutto anche il lavoro e l'entusiasmo di queste ragazze, di questo staff, aiuta il mio lavoro, perché sono molto a contatto con loro, probabilmente in un contesto diverso non riuscirei ad essere così vicino. Sono stata con loro nello spogliatoio fino a qualche mese fa, quindi riesco ad esserli vicino, però mi immagino questa vicinanza, questi sorrisi, ovviamente se venisse a mancare il risultato probabilmente il mio lavoro lo farei, ma in modo diverso, quindi è un po' reciproca questa comunicazione. Io semplicemente un po' le metto a nudo, ma perché ho sempre pensato che, non avendo una grande cultura, non grande, storica cultura del calcio femminile qui nel territorio, la mia mission è sempre stata quella di farci conoscere, perché non ti puoi appassionare a qualcosa che non conosci. Quindi in realtà non è il calcio femminile è bello e brutto, è semplicemente che prima era un tabù, adesso che lo conosci puoi scegliere se andare a vedere partite o no, cosa fanno queste ragazze in allenamento, cosa fa lo staff in allenamento, il lavoro che c'è dietro. Quindi è tutto molto fluido, molto facile per me. Impegnativo sì, però è proprio un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra, e come dico sempre al press, pure nel nostro lavoro, cioè dietro le quinte siamo un po' come gli attaccanti, cioè l'attaccante spera che la palla arrivi lì, quindi è ovvio che scaramanzia, prudenza, ma bisogna lavorare per le grandi evenienze, per il grande pubblico, bisogna sempre pensare un po' più in là, se no si rimane i soliti e gli stessi. Quindi con questo vi dico, andate a inquadrare il QR code, quel quadrato che vedete in basso, e vi porterà nel mondo della Ternana Women sui nostri social. Grazie alla nostra preziosissima regia, chiedo di mandare in onda le interviste realizzate da Gianluca Nasi al termine di Ternana Lazio, per sentire un po' le impressioni a caldo di coloro che sono scesi in campo e non, come ad esempio mister Fabio Melillo. È appena terminata la partita, Katia Chioc 1-1, la Lazio pareggia sul calcio di rigore, un calcio di rigore che avevi quasi agguantato. Eh sì, purtroppo sì, abbiamo subito questo calcio di rigore, c'ero quasi, però va bene così, l'importante è aver preso almeno un punto, soprattutto per la classifica. Ora in testa siete in tre, sarà così pensi fino alla fine del campionato, Ternana, Lazio e Parma a contendersi il posto utile per salire in Serie A? È possibile, bisogna ovviamente aspettare ancora lo scontro Parma-Lazio, però penso proprio di sì, sarà una corsa a tre. Bene. Sono con Capitan Di Griscio, 1-1, un pareggio sfumato quasi all'ultimo, la Lazio pareggia sul calcio di rigore, poi noi raddoppiamo, l'arbitro annulla, sinceramente quel gol era valido. Ma sinceramente lì per lì mi è sembrato regolare, non l'ho ancora rivisto, quindi non mi posso esprimere al meglio. Lo abbiamo rivisto noi. Però credo che una partita del genere, con due formazioni che comunque si equivalgono, è normale che viene sbloccata una partita su episodi, ed è successo così. Purtroppo, come lo scorso anno, forse siamo state penalizzate noi sugli episodi, però noi credo che abbiamo fatto una grande prestazione, il primo tempo secondo me assolutamente dominato, forse il secondo tempo ci siamo abbassate un pochino troppo, però credo che fino all'ultimo minuto noi ci abbiamo creduto e continueremo a lavorare per portare a termine il nostro obiettivo, anche perché il campionato è ancora lungo, sapevamo che questa partita era importante ma non avrebbe deciso chi vincerà il campionato, quindi continuiamo a lavorare a testa bassa,
consapevoli che siamo una squadra diversa rispetto allo scorso anno e siamo una squadra diversa rispetto all'inizio, quindi siamo consapevoli della nostra forza. Fabio Melillo, è appena terminata la partita 1-1 con la capolista Lazio insieme alla Ternana, ora c'è anche il Parma. Qual è la sensazione della tua partita? Sei deluso? Va bene così per quello che è stato espresso in campo? Sicuramente, certo, poteva andare meglio. Sono contento della prestazione, di quello che le ragazze hanno fatto. Io penso che noi abbiamo creato di più. Abbiamo avuto due occasioni di testa di Quazzico, il bel gol di Pirone, la traversa di Labate e un gol annullato misteriosamente. Quindi io, a parte l'episodio del rigore e un tiro d'alleggerimento, insomma, non mi ricordo che la Lazio ci ha mai impegnato da questo punto di vista. Una grande squadra, con grandi giocatrici, con ben messa in campo. È stata una partita molto equilibrata, dove gli episodi poi pesano. E se pensiamo che noi perdiamo una giocatrice come l'Abate, che si frattura prendendo una traversa interna, dà il peso di quanto il calcio tante volte ti penalizza e ti distrugge da questo punto di vista. Noi, le ragazze, hanno fatto una partita importante. Abbiamo sofferto una ventina minuti del primo tempo, loro hanno alzato molto la pressione, noi forse in quel momento ci è venuto un po' il braccetto, abbiamo buttato troppo palla, potevamo gestirne qualcosa di più, però abbiamo fatto una partita che è importante contro la squadra favorita del campionato. Adesso è vero che siamo in tre, in testa alla classifica, ma è vero che l'ultima giornata andata c'è Parma-Lazio, quindi loro dovranno affrontarsi ancora, noi dobbiamo fare il nostro e girare in testa alla fine del girone andata. Fabio, grande pubblico, l'occasione era importante, direi di spendere due parole ai circa 1000 tifosi che oggi hanno sostenuto i colori rossoverdi. Sì, è uno scenario bellissimo, colgo l'occasione per ringraziare tutti, anche voi, per aver sensibilizzato Terni e Narni, per queste ragazze che non hanno tradito le attese. Hanno dimostrato e divertito il pubblico, ho visto tanta partecipazione, hanno saputo trascinarli. Sarebbe auspicabile avere sempre questo tipo di pubblico intorno, perché viviamo per queste emozioni qui e per emozionare, quindi speriamo di aver conquistato ancora gente. Però ecco, ci tenevo a ringraziare tutti, la stampa, le istituzioni che si sono date da fare per rendere questa partita ancora più emozionante. Accanto a me il direttore della Ternana Women, Isabella Cardone. Isabella, ho già parlato della partita con il mister e con le giocatrici, a te chiedo invece un'altra cosa, un commento su questo bellissimo pubblico che ha diciamo riempito le gradinate della tribuna del Moreno Gubbiotti. Sì, Gianluca, grazie a te per tutto quello, il tuo supporto. Ringrazio tutti, mi dimenticherei sicuramente qualcuno. Oggi è stato davvero un bello spettacolo, chiunque è venuto, anche da parte della divisione. Credo che Terni abbia dimostrato che si può fare calcio femminile a questi livelli. La città ha risposto, non potevo che essere contenta, ci è mancato solo il risultato finale e dedicare questa vittoria a Camilla. Per il resto credo davvero grazie a tutti per essere venuti qui e, come ha detto qualcuno, che cosa mi sono perso fino adesso. Questo credo che sia stato il più bel complimento che potevo ricevere oggi. E allora io mi unisco all'appello, visto che qualcuno ha capito che forse si è perso tanta roba, continuate a venire a vedere la Ternana Women. Vi aspettiamo. Grazie. Sono con Paolo Tagliamento, amministratore delegato di Ternana Women. Paolo, anche a te non chiedo della partita, ma un commento sul grande pubblico che oggi ha assiepato la tribuna e la gradinata del Moreno Gubbiotti di Narni.
Sì, infatti sono qui proprio per questo, per ringraziare tutta la città, per ringraziare i tifosi, soprattutto il centro coordinamento e Rocca Rosso Verde che ci hanno messo a disposizione i loro tifosi, gli striscioni, abbiamo visto il copricurva di Rocca Rosso Verde, quindi ringrazio davvero tutti perché poi ho il piacere di averli avuti qua in maniera che si sono potuti rendere conto di quello che sono queste ragazze, del trasporto che ci mettono, dell'appartenenza che sentono per questa squadra, per questi colori. È stata davvero una giornata molto, molto positiva, peccato i tre punti che meritavamo in maniera assoluta, ce li andremo a prendere a Roma nel girone di andata. Di ritorno. Hai sentito, hai avuto modo di sentire il presidente, ti ha chiamato, lo hai chiamato te? Assolutissimamente sì, come tutte le volte che finisce una partita ci confrontiamo, lui l'ha sofferta da casa e anche lui condivide quello che ho detto io, le ragazze hanno fatto un'ottima prestazione, peccato i tre punti, ma con la Lazio è sempre un po' così, bisogna soffrire più del dovuto per cercare di portare a casa quello che ci meritiamo. Ben ritrovati con Fere di Noi, tante interviste Gianluca, man mano che scorrevano sempre più buio, siamo arrivati quasi a notte inoltrata e ho visto una direttrice Isabella Cardone quasi, non dico commossa, però veramente veramente contenta per lo spettacolo che è andato in scena domenica. Sì, è vero, l'ha puntualizzato lei, l'ha puntualizzato Paolo Tagliamento, credo che ci speravamo tutti in questa grande affluenza di pubblico, però tra lo sperare e poi vedere invece davvero tutta questa gente che si è assiepata sulle gradinate è stato davvero un bellissimo colpo d'occhio. Come dicevamo prima, speriamo che qualcuno, anzi che in molti abbiano apprezzato dal vivo la partita, il gioco, perché credo che la maggior parte delle persone pensi che il calcio femminile sia un calcio fatto di calcioni, così alla viva il parroco, invece no, c'è tanta tecnica, tanta bravura, si è evoluto tantissimo. Io sono stato, lo dico sempre, sono stato il primo che si è ricreduto lo scorso anno quando ho cominciato ad appassionarmi e a tifare Ternana Women. Io non mi sono perso una partita quest'anno, in casa e fuori casa le guardo tutte quante in televisione, quindi è un appuntamento fisso, al di là della trasmissione che sono qui insieme a te, quindi devo essere giustamente informato, ma a prescindere da questo comunque io in agenda ho quando gioco la Ternana della Serie B maschile e quando gioco la Ternana della Serie B femminile. Al termine della gara, Francesca, mister Melillo non è mai contentissimo che si vinca 6-0, che si pareggia o che si perda, è sempre uno che cerca quasi la perfezione. Al termine del match proprio, negli spogliatoi, quando vi siete guardati negli occhi, qual era la sensazione? Un po' ce l'ha detta Paolo, qualcosina di più ci si sperava, però la prestazione è stata davvero importante. C'è stato sicuramente del rammarico per non aver portato i tre punti a casa, però siamo consapevoli che abbiamo fatto comunque una buona partita e possiamo fare tanto, quindi come ha detto prima il press, stiamo crescendo, stiamo maturando partita dopo partita e non è il caso ora di mollare. Oggi ci diceva appunto lui che tra Cesena e Lazio la partita più difficile è Pavia perché magari uno molla mentalmente e non deve, quindi loro ci danno sempre la carica, va, di stare sempre sul pezzo. Effettivamente Paolo ci sta, perché in queste due settimane di tensione agonistica se ne è accumulata tanta. Ma indubbiamente è così, io per esperienza passata quando facevo nell'altra vita l'arbitro di calcio le peggiori prestazioni venivano sempre dopo una grande prestazione della domenica prima, perché comunque magari c'era un momento in cui uno ci si rilassava, magari anche in maniera sbagliata ci si sentiva forte ma non dal punto di vista buono, quello un po' da presuntuoso, e quando accade questo nello sport, lo sport non ti punisce immediatamente facendo di ristabilire sulla giusta linea, quindi
Il mio messaggio di questa mattina alla squadra era esattamente questo, cercare di ancora la strada. Abbiamo fatto delle cose sicuramente positive, insieme a noi le hanno fatte anche altre squadre, perché non stiamo lì soli, stiamo lì con tre squadre che hanno fatto un percorso e Cesena, non ce lo dimentichiamo, non sta a 3.000 punti, sta a 3 punti. Quindi stiamo facendo questo percorso insieme a tutte le altre. Chi vincerà questo campionato lo farà per un'inerzia. E sarà colei che lascerà meno sul campo, sia a livello di concentrazione, sia a livello di ossessione proprio, perché deve essere una cosa del genere, ti svegli la mattina e devi pensare a questo, vai a dormire la sera e devi pensare a questo, perché se altrimenti c'è qualcuna delle tre che lo vorrà più di te, lo ottiene. Qui non si tratta più chi è più forte vincerà questo campionato. Questo campionato lo vincerà chi più lo desidera, chi più vuole vincere questo campionato. E quindi non ci si può, ancora è troppo presto per potersi rilassare su queste cose. Parole sacrosante, Deborah, manca più di un girone, effettivamente, nonostante è stata una prima metà di anno veramente lunga, Sì. sembrano 40 le partite e non Ma io 35. dico sempre che le partite iniziano agosto, settembre, ma la squadra si riunisce a luglio, quindi veramente anche quando abbiamo parlato della sosta natalizia, qualche infortunio, perché sono tantissimi mesi di lavoro che precedono il giro di boa. Per quanto riguarda la concentrazione, come dico sempre, per rimanere in alto bisogna anche saperlo fare, quindi bisogna prendersi le responsabilità di saperci stare, quindi essere consapevoli che non è facile, però io penso che siamo cresciuti anche in questo, anche il mercato ha aiutato perché abbiamo ragazze talentuose che venivano da una primavera vincitrice, quindi sia anche se il livello magari è diverso da una serie B, però ragazze abituate a stare lì. C'è Fra, io me la ricordo in un derby Milan-Inter, quindi abituata a un pubblico importante e a stare in posizioni in classifica importanti. C'è Sara Tui che è campionessa del mondo di beach soccer, c'è Federica Di Griscio che è ex nazionale, c'è Pirone che è anche lei, quindi tutti questi piccoli innesti sembrano banali. Però anche a livello emotivo significa che tu hai gente importante e pronta, comunque consapevole, ecco, di saper stare lì su. Se la regia mi dà il consueto ok, lanciamo il secondo blocco pubblicitario e noi vi aspettiamo sempre qua per la terza e ultima parte di Fere di Noi. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog and Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog and Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni.
impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza su porte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. I'm always gonna put in the work. I'm just trying to be a champion. Ben ritrovati con Fere di Noi, terza e ultima parte di questa 13ª puntata. Come sempre abbiamo una telefonata e questa sera ci viene a fare un saluto online. Claudio Maggi, presidente del Centro Coordinamento Ternana Club. Ci siamo quasi, Claudio. Un nome e una conoscenza più che nota, Gianluca, ai nostri programmi. Ecco. Eccolo qua. Ciao Claudio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera a te Riccardo e a tutti i tuoi ospiti, ben trovati. Grazie, grazie a te. Eri tra i presenti, fra i tanti presenti al Moreno Cubbiotti domenica scorsa. Per chi ama i colori rossoverdi, già associarli alla Lazio è tanta roba. È stato però un evento sportivo dentro e fuori dal campo, secondo me, di assoluto spessore per la nostra città. Dicevamo con gli ospiti durante la trasmissione, probabilmente la partita più importante della storia del calcio femminile a 11, Ternano. Sì, speriamo che sia la prima, ma non sia l'ultima. Questo è un augurio che ci facciamo tutti. È stata veramente una bella emozione, una grandissima cornice di pubblico. Siamo soddisfatti noi tifosi, siamo soddisfattissimi per quello che la squadra ha messo in campo durante tutta la durata della partita. E quello che mi preme sottolineare è la speranza, almeno questa volta, di aver fatto vivere alle ragazze in campo, a tutto lo staff, insomma, le stesse emozioni che loro ci fanno vivere ogni domenica a noi che assistiamo alle loro partite. Non c'era stata mai occasione, questa è stata una bella occasione e speriamo che ce ne saranno altre in futuro, anzi, ne sono sicuro. Abbiamo qui Francesca Guazzico, gli ho fatto proprio la domanda, si è sentita la gente fuori dal campo, in campo, e mi ha detto di sì al gol dell'1-0, effettivamente c'è stato un boato, non dico degno del miglior Liberati, però per forse l'urlo più grande della storia del calcio femminile rosso-verde, perché ha fatto davvero impressione in un campo, quello di Narni, che davvero è un campo romantico calcisticamente parlando, quasi incavato nella montagna. Beh, il campo di Narni, per chi ha la mia età, è un campo storico. È vero che non ha mai visto partite così importanti come quella della Ternana femminile,
è un vero e proprio casino. Effettivamente anche noi tifosi siamo accorti che il gol, insomma, è scoppiato un boato quasi liberatorio, perché la partita era attesa, era importante. Peccato, direi io, purtroppo, sottolineo purtroppo, per il grave infortunio che ha colpito Emilio Labate. Secondo me l'unica vera nota stonata della partita, perché poi il risultato finale, insomma, va accettato per quello che è, anche se non me ne voglia Paolo Tagliavento, che è lì con voi, ma probabilmente qualche decisione arbitrale un pochettino così, se non altro, dubbia, ha indirizzato la partita in una maniera diversa da quella che volevamo noi tifosi. Però è andata così, ecco, la nota purtroppo brutta che rimane, l'infortunio a Camilla, a cui auguro a nome mio e a nome di tutti i tifosi una prontissima guarigione. Sì, lo dicevamo durante il programma, un po' ci raccontava anche Deborah, storicamente con la Lazio non ci dice molto bene nel femminile a livello di episodi e di situazioni, però il calcio è una ruota che gira, quindi prima o poi si riequilibra tutto, almeno questo ho imparato nei miei anni di passione per questo sport. Ternana-Lazio è andata in archivio, tanta gente, ma anche per l'importanza dell'evento. Ci siamo presi un po' tutti l'impegno di cercare comunque di proseguire con questo affetto verso le ragazze rossoverdi. È un campionato dove di big match ce ne sono 2-3, però nei limiti del possibile, per chi può, visto che anche l'ingresso è gratuito, stiamo vicino alla squadra anche nelle altre partite di campionato. Assolutamente sì, io penso che il passo più grande sia stato fatto, e cioè era quello di portare le persone che non vengono abitualmente al Murano Cubiotti a vedere queste ragazze. Sono convinto e strasicuro che si sono innamorate per l'impegno, per la caparbietà, la tenacia, che più ne ha più ne metta, che queste ragazze mettono quando scendono in campo, insomma, ecco. E quindi io penso proprio che il passo più grande sia stato fatto, e adesso sicuramente, chiaro, non sempre si potranno avere questo scenario di pubblico, però secondo me, rispetto alla media di quello che è stato fino ad oggi, ci saranno sempre più tifosi a seguirle. Un piccolo salto nel futuro, una battuta con te: pensi ci sarà un giorno un nucleo di tifosi che seguirà la squadra anche in trasferta? Devo dire, quest'anno, a parte i rumorosissimi e fastidiosissimi tifosi del Brescia e la Lazio, che comunque ha portato qualcuno nel settore ospiti, non abbiamo mai visto rappresentanze, a parte la Fiorentina, che vabbè, parliamo magari di un'altra dimensione, rappresentanze in trasferta. Guarda, noi già l'anno scorso abbiamo seguito, ahimè, la celeberrima trasferta di Roma con la Lazio, che purtroppo praticamente ha deciso le sorti del campionato. E ci siamo ripromessi in futuro di seguire anche queste ragazze anche in trasferta. È chiaro che, insomma, le difficoltà ci sono, perché poi partite concomitanti, orari, no, eccetera eccetera, diciamo così, non favoriscono molto, però l'impegno c'è. Io sono sicuro che da qui in avanti sempre più persone andranno a sostenere queste ragazze, perché veramente se lo meritano. Io ho tantissimo tempo che lo dico, tantissimo tempo che lo scrivo, non mi stancherò mai di farlo. Veramente onorano e portano in alto i colori rossoverdi in una maniera incredibile, e di questo gliene va dato atto, e l'unica cosa che possiamo fare è sostenerle durante ogni partita. Claudio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi, ti ringrazio, ma ti ringraziano qua un po' tutti per l'impegno che avete profuso per organizzare, ognuno nel proprio ruolo, nel proprio piccolo, la partita di domenica, così come Narni, il comune, tanti si sono spesi per la Ternana Women, e speriamo di rivivere altre giornate come sono state quelle di domenica scorsa, perché almeno parlo personalmente, è stato davvero molto molto piacevole. Sì, guarda, c'è stato un impegno profuso da parte di tutti, noi, come ti ripeto, ce la metteremo sempre tutta, però credimi, il più è stato fatto. Adesso secondo me possiamo cominciare a raccogliere i frutti di quello che queste ragazze hanno e stanno seminando, e io sono convinto sempre di più che ci sarà seguito maggiore. Veramente, perché poi
avendo un pochettino il polso del tifo qui a Terni, no? L'eco della partita di domenica ancora non si è spento, e questo è un segnale molto positivo. Sì, volevo cogliere l'occasione appunto di ringraziarti personalmente, l'abbiamo fatto domenica, ma è stato sicuramente un momento di svolta importante. Come dicevi te, le ragazze sono rimaste, ti do io un feedback su questo, le ragazze sono rimaste davvero contente, stupite con quale approccio avete contribuito, perché sicuramente anche voi avete contribuito a far sì che quella prestazione fosse così di alto livello. E poi è successo esattamente quello che dicevi tu. La cosa che mi premeva è che tante persone venissero lì e guardassero con i propri occhi l'atteggiamento e il clima che c'è in questa squadra. Quindi appunto questo binomio tifosi-squadra, squadra-tifosi può solo che portarci a ottenere insieme quello che vorremmo poter ottenere. Sì, guarda Paolo, io innanzitutto sono io che devo ringraziare voi, perché ripeto, sarò ripetitivo, ma per noi tifosi è un grandissimo orgoglio vedere queste ragazze che insomma indossano questa maglia nel miglior modo possibile. Anch'io sono convinto che ormai il messaggio è stato lanciato e molti tifosi si sono innamorati proprio di questa passione, di questa voglia che ci mettono, e seguiranno sempre di più la squadra. Noi ci saremo sempre, faremo la nostra parte, e forza Ternana, forza Fere e soprattutto forza Camilla. Claudio, Gianluca, prenditi l'impegno, sì. Hai il tempo necessario per organizzare quando giocheremo a Lazio, quindi tra un po' di mesi, hai il tempo necessario per organizzare il primo pullman di tifosi della storia della Ternana Calcio Women che va in trasferta, ok? Guarda Gianluca, tu non lo sai, Paolo non lo sa, ci abbiamo provato anche l'anno scorso, ma purtroppo non siamo riusciti a portarlo a termine per tanti motivi, ma ci abbiamo già provato l'anno scorso, quest'anno riproviamoci. Prometto fin da ora che ci riproveremo e faremo in modo di portare più gente possibile. Dai, questo okay. È sicuro. Claudio, grazie di cuore e ci vediamo tra campi e programmi. Ti aspettiamo magari anche qua fisicamente a fare di noi. Va bene, grazie a voi, grazie per l'invito, arrivederci a presto. Buona serata Claudio, ciao. Quando ha detto che inizieranno anche in trasferta, ho pensato stanno aspettando Freedom, va via e poi forse iniziano. Direi adesso sì. Abbiamo due belle lontane. Quando riscalda un po' magari. Quindi, forse va meglio. È andata in archivio la 13ª giornata del campionato di Serie B, chiedo alla regia di mandarci in sovraimpressione i risultati di questo 13esimo turno. Come ampiamente detto, Ternana e Lazio impattano e fanno 1-1, Arezzo da Vagnacco 4-0, Brescia-Bologna 3-1, vittoria del Cesena sul campo della Freedom per 2-1, Hellas-Verona che batte San Marino 4-0, poker anche del Parma 4-1 al Pavia, 5-0 del Genoa a Ravenna e Chievo-Verona che spugna Roma campo della Res per 4-1. Questi risultati danno vita a una classifica che nella parte alta vi abbiamo già spoilerato, diventano 3 le prime della classe. Ternana, Parma e Lazio tutte a 34 punti, tutte con 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta finora. Insegue il Cesena a 31, poi stacco di classifica con Hellas, Verona e Genova a 24, Chievo a 20, Brescia a 18, 17 per l'Arezzo, 14 Bologna, RS Roma, Pavia a 12, San Marino e Freedom Cuneo a 9, Tavagnacco a 4, chiude il Ravenna ad un punto. Deborah, 3 prime della classe, però c'è un però, manca ancora uno scontro diretto di queste tre, e è quello fra Parma e Lazio che andrà in scena l'ultima giornata. È chiaro che virtualmente, ipotizzando un nostro punteggio pieno nelle prossime due partite di campionato, abbiamo un lieve vantaggio rispetto a loro, perché almeno da una delle due qualcosa recuperi. Sì, esatto. Sì. Esatto, questa classifica ci vede ancora primi, non perché la grafica è nostra, ma perché abbiamo fatto veramente tantissimi gol, e questo comunque è un dato da tener conto, che fa comunque anche morale, vuol dire che il mister e la squadra lavora bene. Però io sono d'accordo con Paolo, anche le altre squadre stanno migliorando, stanno crescendo, stanno facendo mercato, ci sono delle squadre
blasonate come il Bologna, il Genoa associate al maschile, quindi non penserei troppo in là, troppo agli scontri diretti. Ora queste due ce le siamo fatte, però ricominciamo come abbiamo fatto all'inizio, passo dopo passo, perché non incontreremo le stesse che abbiamo incontrato all'andata, perché come dicevo a volte ho un po' criticato il format della Serie A di questa divisione, e io ho sempre criticato il fatto che poi uno nella categoria invece ci si abitua a stare e la deve anche conoscere, quindi anche le neopromosse, guardate la Res Roma dov'è, perché uno inizia un po' a palparlo questo campionato, quindi veramente rimaniamo concentrati, direi quasi non parliamo più di scontri diretti perché la strada è lunghissima. Guardando la classifica, Gianluca, mi è venuta in mente una cosa, no? Per dare un po' la dimensione di quello che è la Ternana. Al netto, guarda, mettiamo la terza a pari merito, no? Sì. Vuol dire che è la tredicesima società più importante del calcio italiano femminile, cumulando le 10 squadre di Serie A. Esatto. Direi che siamo un bel pezzo avanti. Direi proprio di sì. Come nel campionato di Serie B maschile, comunque siamo intorno alla 35esima in Italia, qui facciamo molto molto meglio. Già. Perché io mi auguro il prossimo anno di rischiare di essere tra la top 10 delle prime squadre insomma in Italia. Bel traguardo, e credo che questo traguardo fino ad oggi sia stato raggiunto grazie al lavoro delle ragazze, dello staff, devono continuare così. Debora, voglio rimarcare e sottolineare quello che ha detto Debora, perché non bisogna dare per scontato che il campionato lo giochiamo soltanto quando c'è il Parma, la Lazio e il Cesena, come se le altre, dicevo, tanto le altre, ci abbiamo vinto, a molte di loro abbiamo fatto anche 5 gol, ma adesso comincia un altro campionato, c'è ancora il mercato, lo dicevamo prima a telecamere spente con Paolo Tagliavento, quindi ci sono squadre che cambiano, giocatrici che si muovono, che hanno fatto, che si rinforzano, quindi quando giocavo io mi dicevano palla lunga e pedalare, penso che ancora valga questo. E pedaleremo, chiedo alla regia di metterci in sovraimpressione invece i voti, i giudizi dati dal comitato come ogni domenica al termine di Ternana Lazio, queste sono le tre migliori in campo scelte dal comitato. Fusarpoli, Di Griscio e Pirone sono le migliori in campo stabilite insindacabilmente dal comitato, come ormai ben noto, ma lo ripeto per chi non ci avesse mai seguito, queste tre giocatrici ottengono un punto nella classifica delle migliori in campo di questa stagione 2023-2024, che alla fine porterà la vincitrice o le prime tre, vedremo strada facendo, ad un riconoscimento. Se la regia ci manda la classifica, la riepiloghiamo brevemente nelle prime posizioni, perché il punto vale a Di Griscio il primo posto, 7 punti, inseguita da Sara Dui con 6, Porcarelli con 5, poi una batteria di rossoverdi a 3 punti, Tarantino Wagner, Pirone, Labbate e Fusarpoli. Ci sei anche te, Francesca, nella classifica, ma siete in tante ad aver giocato bene, diciamo, durante questo campionato, sintomo che siete una squadra, tutte danno il proprio contributo. Penso che appunto sì, tutte stiamo giocando bene, siamo forti, e è giusto anche comunque dare meriti a chi ha fatto qualcosina in più, chi ha dato qualcosina in più in queste partite. E questo. No, che poi ci sono tantissimi difensori, che siamo una squadra che non ha difeso tantissimo, quindi sono tanti fattori da vedere, perché sì, la Ternana non è dipendente da nessun profilo, spesso faccio fatica anch'io a decidere tra me e me in tribuna chi ha giocato meglio, perché magari a sprazzi mi piace una, poi mi piace un'altra, poi perché fanno tutte, danno il proprio contributo e soprattutto si coprono quando qualcuna viene meno, diciamo che si nota poco perché sono diventate veramente squadra, quindi questo è positivo. Beh, un dato importante però lasciamolo dire è che Ghiocca ha un punto, questo vuol dire che evidentemente la squadra
non la fa in modo che la Chiocca non si possa mettere in evidenza, certo. In mostra, si vede che la squadra regge bene la difesa, il centrocampo filtra bene, questo è un dato fondamentale, avere la Chiocca, io non me ne voglia, perché poi lo sa, l'adoro, sto aspettando anche i suoi guanti che mi deve regalare, però io sarei contento che la Chiocca rimane un punto ferma così, perché sì, esatto, anche se Chiocca sta facendo un campionato incredibile, è difficile andare tra le tre migliori in campo, forse perché con un attacco così ampio spesso vediamo gli attaccanti oppure i difensori, ma perché fanno anticipi importanti, si fanno vedere. Chiocca un po' di meno, ma in realtà è la più pronta di tutti perché parla tantissimo, gestisce la difesa e soprattutto si fa trovare pronta in quella sola occasione. Bravo, io dico non so come fai, bravo. Che magari è vero, è vero. Sei ferma magari tutta la partita, come a Cesena è stata l'unica a non lamentarsi del freddo. E mi ha detto in allenamento, no, ma era mentale, io non avevo freddo. C'è l'unica che senza giubbotto, cioè non l'unica, no, perché anche noi in tribuna eravamo fermi, ma noi con giubbotto, sciarpe, cappello, Chiocca sta facendo un campionato, esatto, sta facendo un campionato, perché non corri, non sei corri, sempre, no? Caldo. Quindi un portiere forse non impegnato, ma non silenzioso, ecco, è il valore aggiunto secondo me. Come nostra tradizione, Francesca, c'è alla tua sinistra un pennarello per firmare, non so se lo sai, ma questo ambitissimo pallone di cuoio, sei la 12ª firma su questo pallone che ad ogni firma hai carta bianca, cioè chi ha messo il numero, la firma, chi soprannome, può anche dedicare, certo, assolutamente. Ogni firma aumenta, Gianluca, il valore di questa magica, magica sfera. Questa sfera che ogni volta si arricchisce, questa sfera che rimarrà qui nei nostri studi di Umbria 15, vero Deborah? Sì. Vabbè, ha detto sì. Sì. Non convintissima. Non convintissima, però. Dov'è? Ce la siamo persi. Eccola qua. L'abbiamo ritrovata. Ora da questo lato. Eccola qua, ce l'abbiamo. Anche Francesca Guazzico entra a far parte delle firme del nostro pallone di cuoio. È quella comunque. Eccola. Va bene, l'abbiamo trovata, dai. Ci sei anche. Era per far vedere. Ci sei, Francesca. Era per far quanto è importante questo pallone. È vero. Preziosissimo storia. Della Ternana Women. Chiudo con te Paolo prima dei saluti, concentrati su Pavia, c'è ancora, come detto all'inizio della trasmissione, davvero tanto da giocare, più di metà campionato. È assolutamente così, l'abbiamo detto prima, adesso Pavia diventa un altro momento importantissimo, andiamo su con la consapevolezza, ma bisogna anche darci dentro e rimanere concentrati fino all'ultimo secondo. Siamo giunti ai saluti, io ringrazio tutti per essere stati con noi, vi aspettiamo fra 7 giorni, come sempre ore 19:30, giovedì prossimo sui canali di Umbria 15 per la 14ª puntata di Fere di Noi. Io ringrazio Gianluca per essere stato con noi. Grazie a te, Riccardo. Grazie Deborah. Grazie a voi, ne approfitto per fare l'in bocca al lupo e mandare un grande abbraccio a Martina Santoro che domani si opera al menisco, quindi Martina ti aspettiamo. Ultima cosa al volissimo, poi. Complimenti anche a Isabella Cardone che assume il ruolo anche di direttore sportivo. Ricordiamolo. Mi associo e ci associamo agli in bocca al lupo. Isabella, ti aspettiamo per il doveroso aperitivo che dovrai pagare. Bene. Grazie per essere stato con noi a Paolo. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie Francesca, grazie, ti aspettiamo un'altra grazie. Volta. Rimanete con noi perché al termine di Ferre di Noi ci sarà Next Match con Francesca Teodori. Lì si parlerà di Ternana maschile in vista della sfida contro il Cittadella di sabato prossimo. Vi ringrazio di nuovo per averci fatto compagnia e vi aspetto fra 7 giorni con Fere di Noi. Buona serata a tutti.